senza bavaglio, informazione libera, sempre. L'odierna puntata di Senza Bavaglio si occupa della sanità pugliese, dei suoi gravissimi e assurdi ritardi. Un vero fallimento targato Michele Emiliano, il quale ha avuto anche il barbaro coraggio di non delegare ad altri appunto l'incarico assessorile alla sanità, ma ha voluto trattenere per sé questa delega, come se lui fosse tuttologo, come se lui fosse onnisciente, come se lui avesse il dono dell'ubiquità. Qual è il risultato? Un fallimento assoluto. La sanità pugliese ionica purtroppo si è rivelata un aborto. Non lo dico io, non è una valutazione soggettiva ma oggettiva, basti considerare le liste di attesa, i tempi di attesa, la capacità di rendere un servizio al cittadino, oltre che dalla qualità, si evince dai tempi di attesa, perché quando poi chiaramente i tempi si allungano all'infinito e contemporaneamente più di qualcuno, qualche paziente transita all'altro mondo o addirittura riporta dei danni talora permanenti e che comunque innescano un sistema per il quale le spese, la pubblica spesa, comunque in ogni caso aumenta. Ci sono alcune riflessioni, innanzitutto quelle proprio materiali, quelle che si evincono dai dati, e ora così sciorinerò tutta una serie di giorni e di mesi e di anni relativi appunto alle liste d'attesa, ai tempi di attesa. Ma c'è una realtà ancora più concreta, più pratica, una realtà che purtroppo si tocca con mano, è una realtà maledettamente tangibile. Penso alla realtà di Taranto, al pronto soccorso di Taranto, perché lo scienziato di Michele Emiliano ha in buona sostanza seguito un criterio numerico, ragionieristico: dobbiamo ridurre la spesa, allora riduciamo le unità di pronto soccorso. E nella provincia ionica parecchie sono state spente per sempre, con l'aggravio che quando tu chiudi Grottaglie ed altri pronto soccorso, poi vai ad affogare il pronto soccorso del Santissima Annunziata, ossia dell'ospedale di Taranto. Hanno anche tolto il pronto soccorso del Moscati, l'altro, l'ospedale nord di Taranto. Quindi tutto va ad affogarsi nel Santissima Annunziata, con la beffa, con l'assurdità che ci sono, per i codici verdi, per i codici gialli, ore e ore e ore e ore di attesa. Ovviamente si dà la priorità a un codice rosso, perché chiaramente una persona colpita da ictus, una persona colpita da infarto, ovviamente va soccorsa subito. Se poi io ho una colica renale, se poi io mi spezzo un braccio o una gamba, posso tranquillamente aspettare anche 7-8 ore, tanto chi se ne frega. Emiliano, hai fallito, devi andare a casa, hai fallito, capito? Perché state danneggiando l'utenza, la gente che, scusate la volgarità, butta il sangue, perché la gente che sta al pronto soccorso e aspetta 7-8 ore butta il sangue. Scusate lo sfogo, ma sfido chiunque ad andare al Santissima Annunziata di Taranto perché si è rotto un braccio, perché ha avuto una distorsione, e provate voi a vedere quanto tempo si aspetta. Ma diamo i numeri, ora voglio dare i numeri. Il sindacato USPI fa una radiografia dei dati delle liste di attesa con data, con riferimento all'aprile 2017, quindi di alcuni mesi fa. Vi dico alcuni dati che poi sono anche certificati, sono certizzati per così dire dalla Regione Puglia. Alcuni casi, diciamo alcune anomalie che si sono verificate.
oltre 120 giorni per un elettrocardiogramma da sforzo, 177 per una colonscopia, 112 per una visita endocrinologica, 350 per una mammografia, il che significa che se tu, donna, povera donna, c'hai un tumore al seno, tu crepi perché in un anno non ti viene fatto alcun intervento. Capito, Emiliano? Lei e la sua giunta avete sulla coscienza la morte di una donna che per mancato intervento ha aspettato o aspetta, parlo in generale, 350 giorni. 144 per un eco color Doppler, oltre 3 mesi per una ecografia al capo e al collo. Quando parliamo di visite programmate si intendono quelle visite o quegli esami che devono essere realizzati non oltre i 60 giorni, ma che si sforano abbondantemente, come avete visto, per non parlare poi del fatto che non vengono rispettate anche le urgenze, che appunto andrebbero realizzati entro le visite entro i 3 giorni. Ma andiamo avanti. Vogliamo parlare di attese medie, cioè noi abbiamo visto le punte di un iceberg, i casi limite, ma ci sono anche casi di attesa media. Altri numeri: 33 giorni per una visita chirurgica vascolare urgente, 55 per una risonanza di prostata e vescica, 83 per una coloscopia, 30 per un elettrocardiogramma da sforzo, 46 per un Holter, 41 per una risonanza magnetica alla colonna vertebrale. Alla luce di tutto questo, il 10% rinuncia. E rinuncia perché? Perché c'è chi non ce la fa più e chissà, magari perde la pazienza e decide di non curarsi, succeda quello che succeda, e poi magari va incontro a danni irreparabili. Ma questo è un caso, ma ci sono altri casi in cui la gente è costretta ad andare privatamente, se può spendere soldi, perché poi se ti dicono devi aspettare 55 giorni per una risonanza alla prostata, 46 per un Holter, uno se ha la possibilità va privatamente, ma deve avere la possibilità, altrimenti che fa? Si affida al buon Dio e spera di non crepare, oppure come fanno molti, come ho detto poc'anzi, la gente purtroppo sbagliando rinuncia, si lascia andare, dice ma sì, succeda quello che succeda. Però la maggior parte, ripeto, il problema grosso è di chi non può pagare e si è costretti ad andare alle visite private, visite mediche private, anche intramenia, e vedete voi come si è belli veloci. Dottore, ho bisogno di questo. Va bene signora, venga domani, dopodomani le facciamo la visita. Paghi 100 euro e passa la paura, se c'hai i soldi. Se non c'hai i soldi, forse raggiungi il paradiso prima del previsto. Emiliano, quando c'è stato ci sono stati vari confronti per la segreteria nazionale del Partito Democratico, che a Taranto, non dimentichiamolo mai, è il partito ammazza Taranto e salva Ilva, il partito della diossina, e rispetto ad alcuni giornalisti, cronisti, che gli chiedevano ma sai le liste di attesa di esami di radiologia, sai i tempi? Emiliano dice sì, avete ragione, mi dispiace, non lo so. Che figura penosa, dovrei usare espressioni molto ma molto più colorite. Non sapeva il governatore Emiliano che per uno screening senologico all'ospedale, agli ospedali riuniti di Foggia, si sono aspettati 533 giorni, quasi oltre un anno e mezzo, fate voi i calcoli, oltre un anno. Risonanza magnetica e colonna. Risonanza magnetica alla colonna, nell'ASL di Lecce, 302. Sono dei casi limite che si sono verificati. Per un attacco al Policlinico di Bari, 150-200 giorni. Capito, Emiliano? A Foggia, per uno screening senologico, 533 giorni. In un anno e mezzo circa,
La signora che si doveva sottoporre a questo screening, chissà che fine ha fatto. Ma tre ipotesi: o è andata privatamente se aveva i soldi, ed è un'ipotesi, oppure miracolosamente si è salvata, oppure la signora sta a fianco a Dio in cielo, in paradiso. Capito, Emiliano? La situazione è peggiorata perché, facendo un paragone tra gli anni, l'anno scorso e questo, si è passati da 30 giorni a 79 giorni per una visita chirurgica vascolare, da 58 a 83 per una visita oculistica, da 41 a 63 per una visita neurologica. È la media, il peggioramento, il dato che certifica il peggioramento da un anno all'altro. Poi ovviamente ci sono i costi di mobilità passiva, per cui si è costretti a emigrare in altre regioni, e allora a quel punto la regione Puglia deve pagare la regione Toscana, la regione Lazio, la regione che accetta ovviamente che la prestazione venga svolta appunto presso di lei. Ma qui c'è poco da chiacchierare, perché le liste d'attesa sono la cifra di un fallimento, e non è solo Emiliano che ha fatto schifo, forse solo Emiliano. Abbiamo avuto Fitto, abbiamo avuto Vendola, ora abbiamo Emiliano. Rendetevi conto voi. Io tutto posso accettare nella vita. Certamente condanno le mazzette, le tangenti, il malaffare della politica. Certo, quello va condannato senza se e senza ma. Però, quando parliamo della vita, della salute, non si può minimamente scherzare. Emiliano, la tua sanità è un aborto. Mettitelo bene in testa. 533 giorni per uno screening senologico. Vergogna, Emiliano, vai a casa. Questo è Senza Bavagli, un'informazione libera che non ha paura di niente. Non ho subito ancora una condanna in vita mia, me ne hanno fatte di querele, ma non ho mai subito una condanna. Chissà, evidentemente dico le cose giuste, no? Alla prossima. Senza Bavaglio, informazione libera, sempre.